si parte. Era un appuntamento importante quello di oggi, alla luce di varie tensioni che venivano descritte ad altro. Mi pare che queste tensioni non ci siano state guardando l'aspetto numerico. Io ho sempre detto che il mio sarà un governo aperto al confronto con le opposizioni, avranno porte aperte, il confronto dialettico costruttivo da parte mia non mancherà mai. Non ci sono pregiudiziali nei confronti dell'opposizione, anzi, spesso li ascolterò per arricchire quelle che sono le mie valutazioni, a volte anche accogliendone. Nessuna preclusione, sarà un governo, voglio dire, tendente al dialogo, ma non soltanto di facciata, ma anche di sostanza. Mercoledì ci sarà l'aggiornamento degli assessori, la giunta tra il fine settimana e lunedì sarà presentata per poi votare mercoledì. Quindi i tempi sono scanditi, ormai sono perentori, ce li siamo dati. Occorreva partire e siamo partiti. La dottoressa Giovanna Volo, che è stata manager della sanità, riconosciuta e apprezzata da tutto il mondo della sanità pubblica, e quindi credo che possa dare un grosso contributo al nostro governo. Una persona che non ha mai fatto politica, una manager competente, credo che possa dare una forte spinta a quello che sono i temi delicati della sanità pubblica, cioè liste d'attesa, aree d'emergenza, attenzione anche a quell'aspetto privato delle diagnostiche strumentali che potrebbero, se finanziati, ridurre le liste d'attesa degli ospedali pubblici. L'ho sentita, ci siamo confrontati e devo dire che ho trovato grande competenza, ma questo ero convinto, ma anche grande disponibilità a rivedere alcuni temi. Non voglio che nella sanità ci siano scontri tra pubblico e privato.